One S, schermo da 4 pollici, Gorillaz, finitura, pardon, se vogliamo che... finitura anodizzata con procedimento al plasma per renderlo ceramizzato sul back, quindi back estremamente resistente ai graffi, con una finitura a gradiente, i microfori creati con apposito procedimento da HTC per rendere il telefono assolutamente come una manifattura artigianale, camera sempre da 8 pollici con flash intelligente. Parte anteriore, quindi rimangono le novità di Ice Cream Sandwich, quindi con i 3 tasti principali, lo schermo con 7 videate che si possono personalizzare a piacimento. Rimane quindi l'estrema semplicità di personalizzazione del telefono, semplicemente premendo qui e decidendo quale widget si vuole mettere nella posizione. Potendo scegliere su quale maschera applicare widget e rimuoverli con estrema semplicità. La possibilità ovviamente di poter vedere foto e video. In HD. Anche per questo telefono la funzione della camera che si attiva in 0,7 secondi e la messa a fuoco del telefono in 2 secondi e quindi la possibilità di scattare foto. Per quanto riguarda la possibilità anche di scattare foto in sequenza. Il telefono poi le salva e c'è la possibilità di scegliere quale foto si vuole salvare oppure tutte quante. C'è ovviamente la possibilità di settandolo di salvare le foto direttamente su Dropbox, quindi non si carica la memoria del telefono ma vanno a finire direttamente sull'account Dropbox che si è creato, ricordando che ci sono i 25 GB di memoria Dropbox disponibili per 2 anni a titolo gratuito. La possibilità ovviamente di fare filmati e di scattare foto mentre si fanno il filmato. Questo telefono ha schermo da 4 pollici, fotocamera da 8 megapixel, processore dual core da 1,5 GHz, RAM da 16 GB, batteria da 1680 mAh embedded nel telefono, quindi non è necessario toglierla, flash automatico, apertura focale della camera 2.0, collegamento a Dropbox, quindi disponibilità di Dropbox di 25 GB di cloud per 2 anni. Altre caratteristiche,